L'azienda sanitaria provinciale di Palermo è capofila di un progetto che ha preso avvio negli anni scorsi, diciamo un paio di anni fa, a proposito della necessità della Regione Sicilia di porre in essere un sistema che connettesse la sanità con il sociale. Da noi nella Regione Sicilia sanità e sociale fino a questo momento sono rimasti scissi e tutti gli interventi sulla fragilità hanno avuto due referenti diversi. La sanità che si occupa della fragilità ha avuto delle attività, dei fondi, delle iniziative che sono state quasi vicario delle aree sociali. Il sociale ha perseguito attraverso l'assistenza domiciliare integrata alcuni degli obiettivi che erano invece da perseguire in forma integrata fin dall'inizio. Il QSN che ci ha dato l'opportunità di aprire una porta all'integrazione reale ha consentito, come dicevo, all'azienda di aprire una finestra sul sociale e rendere fattiva la collaborazione tra comuni e aziende sanitarie di riferimento. L'assistenza domiciliare integrata per la fragilità ha un costo oneroso sia per i comuni che per le aziende sanitarie. Trovare un sistema in web che consenta la connessione attraverso una analisi del bisogno e poi un'anagrafe unica degli assistiti ci consente di abbattere i costi dell'assistenza domiciliare e canalizzare gli interventi su fasce di intensità, bassa intensità assistenziale, media intensità e alta intensità. Assistere il paziente a domicilio consentendogli l'avvio della procedura dal proprio domicilio e connettere insieme comuni e aziende sanitarie è davvero un'innovazione importante.